signori, un attimo di attenzione, prego. Perché sto notando che andate un po' così guardando a bandiera e così non ci capite neanche. Adesso ci sono io qua e vi guido io sulla retta via, diciamo. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo riprodotto un'abitazione contadina di qualche secolo fa, no? Si può evincere dall'arredamento pure. Cosa abbiamo qui, per esempio? Una culla per il bambino, e quando si dormiva, padre, la madre dormiva, la notte capitava che il bambino si svegliava per qualsiasi motivo, ma non vogliamo sapere. Cosa succede? Il genitore cosa faceva? Bastava fare questo movimento qui, senza muoversi dal letto, senza muoversi dal letto. Faceva questo movimento qui, ondulatorio e solo sul tono. Stando bene attento a calibrare, diciamo, la forza per evitare che un piccolino volare, addirittura non sa che è un più vicino. In questa maniera si addormentava di nuovo il bambino e tutti quanti continuavano felici e contenti a dormire. E detto questo, seguitemi che vi faccio vedere qualcos'altro da questa parte. Prova tu, vai avanti. Questo cos'è? Scusa. Cos'è? Non si capisce che cos'è. Questa è come la facevano gli antichi, una culla. Dai, e perché l'hanno messa così in alto, scusa? Gli antichi pensavano a tutto. Eh? La notte, metti che il bambino cadeva, lo dovevano sentire. Tu quando non sei una cosa, chiedila a me che te la spiego. Andiamo a vedere che mo devo spiegare come facevano i comini. Tu sai.